22 maggio dal circuito Riccardo Tormo di Valencia i test della Formula Renault italiana con tante novità. 20 monoposto sono scese sul tracciato della comunità valenziana per preparare al meglio il quarto round della serie tricolore di Formula Renault. Il circuito spagnolo, novità assoluta per il circo di Renault Italia e prossimo ad assumere la carica di GP d'Europa per la Formula 1, ha ospitato infatti una buona rappresentanza della 2 litri di casa nostra. Fra questi, la Tomcat col palermitano Colombo, il Team Porfesa con l'aspirante new entry Carlo Muñoz, la Prema col giovanissimo rumeno Sechelariu, la BVM con la coppia Ramos-Ivanov, il Team 2P col Veneto De Francesca. In vista anche le due lady da corsa Bianca Steiner e Alessia Belometti. RP al gran completo invece, col solito trio Leo, Cronenberger, Ricciardo. Poi AP con Reiterer, It Lux con Ferrara, Bizzarri e Nicky Sebastiani. C'è anche Facondini che schiera, oltre ad Alelio, anche il giovanissimo perugino Andrea Borio, portacolori della nuova Racing Box versione monoposto, il giovane cartista Buttarelli e, udite udite, Valentino Sebastiani. Il gemello di Nicky, dopo una vita in It Lux, assieme all'inseparabile fratello, ha deciso di cambiare aria cercando un accordo con nuovi partner che possano garantirgli un futuro nelle quattro ruote da competizione, sia monoposto che GT. Per la cronaca, Facondini Racing è stato assistito dalla struttura tecnica della Elke Motorsport di Ernesto Catella. Nuova partnership in arrivo? Pare proprio di sì, e le sorprese, dietro le quinte, non sono certo mancate. Sulla pit lane dell'autodromo valenziano abbiamo raccolto alcune interviste ai protagonisti. Ascoltiamo. Siamo con Andrea Borio, giovanissimo driver portacolori della Racing Box, dopo lo sbarco in monoposto della squadra novarese. Allora Andrea, come stanno andando le cose qui a Valencia? Abbastanza bene, siamo qui a Valencia con un test preparatorio per il futuro debutto alla Winter Series di Vallelunga. Vediamo, cerchiamo di migliorare le cose il meglio possibile per il debutto. Ferdinando Geri, lo ritroviamo qui in pit lane, Riccardo Tormo, questa volta in veste di manager di Andrea Borio, che abbiamo appena ascoltato. Qui è la prima volta in veste di manager, quindi sono un po' emozionato, anzi sono più emozionato come manager che come pilota, ma da solo io in pista con la mia macchina, bene o male qualcosina riusciamo a fare. Qui invece il peso psicologico è più alto, le responsabilità di fare bene, il team a cui ci siamo appoggiati è veramente ottimo, il ragazzo sta dimostrando molto, sicuramente tutto questo viene fatto per un futuro GT. A me, io sono sempre molto legato al GT, sto entrando ora nel mondo del monoposto, mi piace, però è tutto sempre in un futuro GT. Vorrei capire un 2, 3, 4, non lo so, ragazzi volenterosi e che hanno voglia di andare forte, perché credo nei giovani e l'abbiamo dimostrato già in Racing Box con coppie come Pellizzato, Azzoli, Mocci, ragazzi giovani che stanno veramente dimostrando molto. Addirittura siamo primi in classifica nell'Open con due ragazzi che hanno fatto solo due gare, quindi il futuro è sicuramente dei giovani. A Valencia rincontriamo anche un vecchio amico di Stop and Go, Valentino Sebastiani. Com'è andata, Valentino? Ma direi che è andata molto bene. Sono venuto appunto qua per togliere un po' di ruggine, per riallenarmi, perché era da un po' troppo tempo che stavo fermo, cioè avevo proprio bisogno di riallenarmi un pochetto, e quindi sono andato a fare questo test qui a Valencia. Ti sei anche separato, e questa è una notizia, dal tuo inseparabile gemello Nicky. Sì, per questo test, diciamo, appunto sono con la Elke Motorsport e stiamo appunto vedendo una sistemazione adeguata per quest'anno, ma anche per il prossimo anno. Mentre invece per quanto riguarda mio fratello, appunto è mio fratello gemello, quindi mai dire mai. Siamo con Carlo Dell'Orto, team manager Tomcat Racing, qui a Valencia per testare le doti del suo Colombo. Sta crescendo? Sì, diciamo che Colombo ha saltato gran parte dei test invernali, infatti l'inizio di stagione è stato un po' difficile, confidiamo di recuperare strada facendo, fin da qua da Valencia con due bei giorni di test, tanti treni come nuove per farlo crescere e dargli l'opportunità di acquisire quell'esperienza che in questo momento gli è un po' carente. Siamo con Federico Leo, qui a Valencia. Com'è andato questa giornata di test? Non molto bene, anzi, non benissimo, perché sono stato preso dall'influenza in questi giorni qua. Poi ho avuto un po' di problemi con la sospensione, magari domani andrà meglio. Cristian De Francesc,
portacolori del team 2P. Dopo le prime due gare, i primi due round di Vallelunga, il primo test qui a Valencia. Com'è andata, Cristian? Abbastanza bene, dai, è la prima volta che vengo qui, se la siamo cavata. Abbiamo ancora qualche problema con la macchina, con qualche problema mio ancora. Cerchiamo domani di sistemare tutto.